Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su Lele King TV. E con questo album, ragazzi, di Argentina 2001, campionato argentino 2001, Football 2001, Collection Official Sticker Album. Baio licenzia, beh, comunque non è un album Panini, ragazzi, ma è veramente, veramente molto, molto bello. Mi piace come è fatto questo album. Devo dire, veramente mi piace tantissimo, 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 tantissimo. Quindi andiamo a vedere chi c'è in questo album. Allora, e come è fatto? Andiamo a vedere più nello specifico, perché poi avrete sicuramente visto quanto è aperto questo grandissimo pacco con questi album all'interno. E qui c'è la pagina della prima squadra che è Almagro, c'è la dirigenza, lo stadio, e questi dovrebbero essere i posizionamenti nei vari campionati. Questo non so, storia, non lo so, ragazzi. Forse la storia contro le altre squadre, le vittorie e le sconfitte contro le altre squadre, penso. Qui c'è la curva. Qui ci sono tutti i giocatori, vediamo se c'è qualche giocatore che si conosce, che conosciamo, che magari ha militato nel nostro campionato. Per adesso non vedo nessuno in questa squadra. Questo si chiama Milano, per esempio, però non c'entra niente. Qui c'è la formazione, tipo, molto bella anche questa, anche se forse se la sticker era ancora più bella. Andiamo all'Argentinos Juniors. Eh sì, queste sono le squadra per squadra, le vittorie, i pareggi e le sconfitte contro ogni club, come vedete. Sfogliamo ancora per vedere se c'è qualcun altro. Poi, se mi è sfuggito qualcuno, ragazzi, ditelo, perché io ne faccio qualcuno mi salta. Belgrano de Córdoba. Vediamo qui se c'è qualcuno di conosciuto. Giulio Cesar Lopez, ma non è quel Giulio Cesar Lopez che ha giocato anche nel nostro campionato, no, non mi sembra. Questo si chiama Zarate, ma non c'entra niente col Zarate che conosciamo. Qui c'è il Boca, dove ha delle figurine speciali, anche perché ha vinto il campionato il Boca, in quell'edizione, perché pare che c'è nella pagina finale. Infatti c'è il Boca qui che alza la coppa. C'è Riquelme, ragazzi, grande giocatore, Riquelme. Medina. Martin Palermo, eccolo qui, ragazzi, non so se si vede. Martin Palermo. Poi abbiamo il Colón de Santa Fe. Cacarita Juniors. Estudiantes della Plata.
Il Gimnasia della Plata, sempre. Oh no, ragazzi, c'è Leandro Cufré, ex giocatore di Roma e Siena. Questo giocava nella Roma, Leandro Cufré, giovanissimo. Chissà quanti di voi se lo ricordano. Urcan. Indipendiente. No, Diego Forlan, ragazzi, con l'Indipendiente, eccolo qua. Diego Forlan. Un giocatore che giocherà anche una stagione nel nostro campionato all'Inter, ma giocatore che ha fatto la storia dell'Atletico di Madrid. La Super Selezione. Addirittura qui ci sono delle figurine che si trovano nelle gomme, come si faceva negli anni 90 anche in Italia. Però in Italia erano figurine che andavano su un album che si trovava dove acquistavi le gomme, invece queste si mettono direttamente su questo album, come potete vedere. E poi ci sono anche queste figurine piccole. Los Superstars, addirittura qui anche con le Chupa Chups, ragazzi, e ci sono anche questi. Cioè questo è completo al 100% questo album. E io non so come hanno fatto a completarlo perché c'è gomme, Chupa Chups e via dicendo, cioè, non era facile completarlo. Il Lanus, andiamo a vedere Lanus, che giocatori aveva. Poi c'è Los Andes, come cavolo? Andes? Los Andes. Newell's Old Boys. Cheias, ragazzi, altro giocatore che ha giocato nel nostro campionato sempre nella Roma e nel Siena anche portiere argentino, cioè Cheias che ha fatto il secondo nella Roma, il secondo o il terzo portiere addirittura. Andiamo avanti. Il Racing. Il principe Milito, ragazzi, Diego Milito, eccolo qua, Diego Milito. Diego Milito, ragazzi. Che bello, che bello. Che poi è il club più importante qui il Racing, infatti c'ha più pagine, diciamo così. River Plate, anche qui ci sono parecchie pagine. Questa è tagliata un po' maluccio di figurine. Questo Yepes, ragazzi, è lo Yepes, io non riesco a riconoscerlo, però mi sembra di sì. È lo Yepes del Milan, che ha giocato anche nel Chievo Verona.
Mi confermate che lui? Colombiano, Colombia, è colombiano pure lui, però non riesco a riconoscerlo, ragazzi. Non ne sono sicuro che sia lui. Anche perché in Italia aveva i capelli molto più lunghi. Vabbè, Ortega, ragazzi, che giocatore Ortega. Ortega e Saviola, ragazzi, c'era qui. Ortega, Saviola. Giocatori veramente, mamma mia, che dire. Nel Rosario Central, andiamo a vedere chi c'era nel Rosario Central. San Lorenzo, la squadra che tifa il Papa. È la squadra del Papa, San Lorenzo. Poi abbiamo il Talleres di CBA. Unión de Santa Fe. Il Velez. E l'ultimo campione che era il Boca. Martin Palermo, che è stato il goleatore. Delgado, il socio. Riquelme, la gran figurina. Queste non sono figurine, non sono sticker. Non so che cosa siano. Veramente, veramente molto, molto bello questo album. Devo dire, veramente molto, molto bello. Mi piace veramente tantissimo. Penso di aver fatto un ottimo acquisto con questo album. E fatemi sapere voi nei commenti. Intanto vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!